Siamo da Gesù e Maria. Il tema di questa dodicesima domenica del tempo ordinario, che come sempre dobbiamo estrapolare da un'analisi comparata e congiunta della prima lettura e del Vangelo, lo potremmo sintetizzare con il problema del rispetto umano, cioè come noi ci comportiamo davanti agli uomini quando è in causa la nostra testimonianza di fede, o personale, quindi di nostra coerenza con il Vangelo, o addirittura quando, e questo non vale soltanto per i sacerdoti, sapete che vale anche per voi quando battezzati, siamo chiamati a rendere testimonianza anche dicendo con umiltà, dolcezza e carità, ma anche con chiarezza e coraggio, la verità. Quello che dice sul Vangelo è evidentissimo. Partiamo dalla prima lettura, profeta Geremia. Si può leggere la storia, le vicende del profeta Geremia, come quasi tutti i profeti, questo è un minimo di un comune denominatore degli uomini di Dio. Il profeta Geremia ha passato i guai grossi durante la sua vita terrena, odiato dagli israeliti e soprattutto odiato dal re di Israele. Cosa è successo a Geremia? Geremia, da parte del Signore, a quei tempi c'era l'impero babilonese, che era una potenza mondiale, in conflitto con tutti perché andava verso l'espansione. Geremia disse al re Sedecia: guarda che la volontà di Dio è che tu ti metti d'accordo con questi, non scendere in guerra, perché ti fanno bene, tu prenderai corni con loro, si risolverà tutto tranquillamente, Israele continuerà a vivere tranquillo e sereno nei suoi confini. Poi c'erano 40 falsi profeti, perché se diceva un po' guerrafondaio, dicevano: no, lascialo perdere a questo, questo è scemo, questo non alleati con le popolazioni vicino di Israele, che è sempre per fare una bella battaglia contro Nabucodonosor, vedrai come va a finire. E per tutte queste cose Geremia ha passato la galera, è stato buttato dentro una cisterna, il disprezzo, la critica, sentite, no? Sentivo l'insinuazione di molti, denunciatelo, lo denunceremo, tutti i miei amici chiamano la mia caduta, e si è trovato, ci sono anche libri delle lamentazioni di Geremia, in alcuni momenti di difficoltà davanti al Signore a dire: ma che mi ci hai mandato a fare questi? Non mi sente nessuno, non ce la faccio più. Cosa dice Geremia? Signore degli eserciti, che provi il giusto e scuri il cuore alla mente, lui usa un termine che è un semitismo, ma poi che non l'ho detto correttamente, posso io vedere la tua vendetta su di essi, non la vendetta nel senso fargliela pagare, ma la giustizia sì, poiché a te ho fidato la mia causa. Allora, c'era un mio caro amico sacerdote, adesso è passato all'altro mondo, un santo prete, che diceva così: quando ci sono questioni di questo genere, noi dobbiamo, che dobbiamo fare? Dobbiamo affidare la causa al nostro Signore, a lui la giustizia. Perché il nostro Signore fa sempre giustizia nell'altro mondo e a volte la fa anche sulla terra. Sapete che è successo a Sedecia? Che Nabucodonosor è entrato in Israele, è entrato a Gerusalemme, l'ha rasa al suolo, ha distrutto il Tempio, 586 a.C., un evento drammatico per la storia di Israele. Raso al suolo il Tempio di Salomone, distrutto. Sedecia è stato deportato con molti israeliti a Babilonia ed è morto. Lì, prima l'imperatore gli ha ammazzato tutti quanti i familiari davanti agli occhi, poi gli ha cavato gli occhi dopo che aveva visto quello che doveva vedere e poi l'ha ammazzato. Comprì? Quindi fai lo spavaldo, fai i giovani in un'altra cosa, fai lo splendido, fai il superbo, fai l'arrogante, disprezza tranquillamente chi Dio ti manda e poi quindi quali sono le conseguenze? Capite? Chiaramente in relazione al Vangelo chi è Geremia? Geremia è l'uomo coraggioso, colui che se Dio gli ha detto di fare una cosa, la fa anche se deve andare incontro all'impopolarità. E qui ci colleghiamo col Vangelo. Cosa dice Gesù? È un discorso abbastanza complesso. Comincia a parlare sui discepoli e dice: state attenzione, non temete voi che nulla viene nascosto che non debba essere svelato, né di segreto che non debba essere manifestato. Nella Chiesa Cattolica, a differenza che nei gruppi settari, sette, gnostici, non ci sono segreti, non ci sono dottrine, questo lo possiamo dire
solo a pochi perché gli altri non lo capiscono. No, no, capiamo tutto tutti. Le cose vanno dette tutte a tutti. Quello che vi dicono le tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui detti. Quindi è chiaro che cosa dice Gesù, istruisce gli apostoli, lo vedete tuttora adesso nella Chiesa, c'è un carisma particolare che si chiama il carisma di magistero, quello ce l'hanno gli apostoli, non ce l'avete voi, voi ce l'avete il sacerdozio battesimale, i successori degli apostoli non sono molti, ci sono il sacerdozio ministeriale nella pienezza tra l'altro, e hanno dallo Spirito Santo il carisma di discernere la verità tutta intera e di dirla senza paura a tutti. Questa verità non è che uno se la inventa, è depositata in alcuni documenti, alcuni sono alla portata di tutti. Quando voi avete un dubbio su una questione dottrinale o morale, che cosa dovete fare? Aprire, diceva San Giovanni Paolo II, il catechismo della Chiesa Cattolica. Se Dio vuole, il prossimo anno pastorale cominceremo ad aprirlo insieme, se il Signore ci aiuta una volta al mese. Catechismo della Chiesa Cattolica, perché non te lo inventi tu il bene o il male, il vero e il falso, te lo rivela pubblicamente, senza veti, la Chiesa. Oggi con un linguaggio molto tranquillo, molto sobrio, meno perentorio rispetto a come era un tempo, ma ugualmente chiaro per chi lo vuole sentire. Per gli addetti ai lavori ci sono dei testi ancora più espliciti, d'accordo, che raccolgono tutti quanti i pronunciamenti del Magistero, che io conosco molto bene, si chiama il Denzinger, con tutti i pronunciamenti di papi e concili dal primo al ventesimo secolo, dai primi simboli apostolici fino non solo al Concilio Vaticano II, ma agli ultimi documenti, quello che viene aggiornato costantemente degli ultimi papi, Francesco compreso nell'ultima edizione, credo che sia aggiornato anche all'ultimo. Non ce ne mettiamo. E non c'è nessuna paura di dirlo. Sapete che siamo il centenario di Fatima? Ieri era anche la festa del cuore immacolato di Maria. Cosa ha detto la Madonna a Fatima? Che bisogna fuggire le mode. Verranno mode che offenderanno molto Dio. L'ha detto la Madonna, Fatima è una posizione riconosciuta dalla Chiesa. Vuol dire che quello che sto dicendo adesso io, nessuno può dire non è vero. Uno può anche scegliere di infischiarsene, perché noi dobbiamo essere soggetti solo alla rivelazione pubblica, ma non puoi dire che non è vero, né che non è la Madonna che l'ha detto. E cosa ha detto? La Chiesa non ha mode, la verità rimane sempre la stessa. La modestia e il vestirsi come Dio comanda, attenzione, in Chiesa e fuori, capite? Io delle volte dico, io sono responsabile di quello che io devo dare le soluzioni chiare per quello che succede in Chiesa. Poi ognuno di noi ha la sua libera coscienza. Io più tempo passa di questo lo dico. Tu pensi che non ci sia niente di male? Accomodati. Io se fossi in te informerei bene su quella che è la tradizione e il pensiero dei santi della Chiesa e vedrai che andresti in giro in un certo modo c'è molto di male. D'accordo? Tu puoi pensare diversamente. Padronissimo. Quando muori non devi rendere conto a tutto un altro, devi rendere conto al nostro Signore di quello che hai fatto, non a me, capito? Quindi la cosa fondamentale e quello che Gesù oggi ci esorta a fare è che noi entriamo in rapporto e in relazione con la verità, anzitutto lasciandoci interrogare noi stessi, poi avendo il coraggio di agire con una certa coerenza, anzitutto nelle nostre azioni, e poi senza nessuna paura e appunto rispetto umano nel doverla dire. Questo non vale soltanto per me, per i miei colleghi parroci, per i miei superiori vescovi e per il super superiore Papa, ma vale per tutti, capito? Comportamenti, facevano durante la messa, ad esempio ieri sera, voi sapete che prima dei pasti, almeno, sarebbe meglio che fosse una bella preghierina, ma il segno della croce bisogna farlo. Non è invenzione, la preghiera prima dei pasti e la preghiera del mattino e della sera, aprire il catechismo, è un dovere comune di ogni cristiano, perché se tu mangi devi ringraziare Dio che hai mangiato, che non è scontato, d'accordo? Così come il cibo non si butta nel secchio, non è un optional, come una raffinatezza, dice sai, io voglio diventare santo quindi non butto il secchio per te, no, no, buttare il secchio al secchio, buttare il cibo al secchio è un peccato grave. Capite? Grave in se stesso e ti rende responsabile delle persone che muoiono di fame nel mondo, capite? Non si fa, ti organizzi, ti inventi qualcosa, ok? Però se mi trovo al ristorante che faccio?
molte pare che tutti credono che faccio il segno della croce. E che c'è in mano? Che ti devi vergognare del segno della croce? Ti devi vergognare se è andato in giro uno al ristorante. Anche al ristorante non si mangia in giro. Non ti faccio vedere della croce. Non ti vergognare se facciamo qualcosa. Ti devi vergognare se dici che va a lancia al ristorante mentre mangi. Non ti faccio della croce. Oh, giusto? Che c'è da vergognarsi? Ah, ma il rosario, sì, il treno, il rosario lo dico a mente. Perché se prendo la corona, se prendi la corona, ottima testimonianza, il problema c'è. Che è il serpente la corona di Mosè, ma non è mai che il serpente che si esce dalle mani e mozzica qualcuno, non succede niente, non succede. Capite? Cosa dice Gesù? Chi mi conosce, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, che non avrà paura di essermi fedele e non me ne importa niente di quello che pensano le persone. Adesso io concludo con una bella frase di San Francesco. D'accordo? Anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Tu mi hai riconosciuto, tu ci hai avuto coraggio anche di farti prendere in giro, anche di farti considerare retrogrado, perché oggi alcune cose vengono considerate retrograde. C'è questa strana concezione del tempo completamente anticattolica, perché per noi il tempo dall'anno zero a oggi è un continuum, dove il nuovo contiene tutto quanto il passato. Nella Chiesa Cattolica, fate attenzione, non esiste questo procedimento, guardatevi bene, 8 pagine, quindi tutte le pagine che stanno prima di questo rapportato non ci stanno più, no? Tutte le pagine che ci stanno prima ci stanno ancora, c'è anche la pagina nuova, ma le altre stanno ancora, capito? Ci sono. Per questo che sono due atteggiamenti stupidi e eretici tutti e due, sono il modernismo, quelli che pensano che voltata la pagina, sono finito dove prima, e il tradizionalismo, quelli che le pagine non vogliono voltare manco una, e vogliono, che pensano che il vero è necessariamente tutto quanto l'antico, non è così. La Chiesa ha sempre insegnato il contrario, che c'è vetera et nova, nuovo e antico, moderno e arcaico, in un continuum, cioè un depositum che è in continua crescita, perché lo comprendiamo sempre meglio, non perché cambia, ma che presuppone tutto quello che c'è. Allora, tu non ci hai avuto paura e io ti riconoscerò come discepolo. Tu ti sei vergognato di me e mi hai rinnegato, perché hai fatto finta di non conoscermi. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è in cielo. Queste sono parole di Gesù. Noi possiamo anche dire, ah sì, si disse nel cuore, tu te credi nato, non ti pare che il nostro Signore, se io faccio cosa, pensa quello che ti pare, ma sul Vangelo c'è detto un'altra cosa. Quando io ho finito di leggere il Vangelo, non ho detto parola di Don Leonardo, no, ho detto parola del Signore. Questo Vangelo, scritto io, non l'ha scritto neanche San Matteo, d'accordo, strettamente parlando, l'ha scritto San Matteo, ma è stato consegnato alla Chiesa, che ha fatto un discernimento sugli scritti ispirati e non ispirati, dopodiché a un certo punto ha detto, questo è il canone della Chiesa, queste scritture sono state ispirate dallo Spirito Santo, qui c'è depositato quello che Dio pensa e quello che Dio vuole. Dice, ma me li posso leggere i Vangeli apocrifi? Certamente, ma i Vangeli apocrifi non è parola del Signore, non lo è altro, d'accordo, c'è qualcosa di vero e anche di buono, ma c'è anche qualcosa che vero e buono potrebbe non essere, perché altrimenti sarebbero stati entrati inseriti nel canone, non ci stanno, capite? Quindi c'è questo discorso di coerenza nell'agire, nel parlare e nel testimoniare, di cui noi, attenzione, rispondiamo davanti a Dio, capite? Io una volta lo dicevo anche ai catechisti, c'era qualcuno qui, pensando un tempo, che bisognasse convincere le persone a forza di bracci di ferro, cioè o tu mandi tutti quanti i figli a messa tutte le domeniche o io non ti faccio fare la crisma, non lo farò mai in più, potete stare loro tranquilli, d'accordo? Perché io la cosa te la dico, poi tu vuoi continuare a fare così, buon divertimento, se mi sono sbagliato io tanto meglio, ma se ti stai sbagliando tu e non mi ascolti te la vedi tu col Padre Eterno, non me la vedo, quindi io mi compito a dirtelo. Vi ricordate quello che disse da oggi in poi, io da un po' di tempo a questa parte, c'ho lo stile di Santa Bernardetta Subirù. Vi ricordate cosa disse? Altra apparizione riconosciuta, Kurt? Tutta apparizione della Madonna, e c'era molta gente che non ci credeva. Andava da lei e diceva, non ci credo tutte queste cose qua, le pare che la Madonna va tutto. Altro. A me la Madonna mi ha detto di dirvelo, non di farvelo credere. Libertà dei figli. Ci credi? Meglio per te. Non ci credi? Peggio per te. Cioè, la vita dei figli di Dio, come
come dice San Giacomo, è una vita di libertà, cioè tu hai una coscienza che deve essere interpellata dall'Altissimo e a cui devi rispondere. Tu hai tutti quanti gli aggiustamenti, gli accomodamenti, tutto quello che ti pare. Vuoi disprezzare le parole degli uomini di Dio, vuoi disprezzare il catechismo della Chiesa, vuoi disprezzare la parizione, tutto quello che ti pare. Ma quando ti troverai davanti al nostro Signore, tutto quello che hai fatto, pagina per pagina, tu li trovi davanti e rispondi a Lui. Non a Don Leonardo, a Monsignor Crociata, a chi fa, Monsignor Sigalini, non lo so, a chi volete, a Don Paolo, a Don Filippo, a Don Filiberto, no. Rispondiamo a Lui. Quindi una grande maturazione cristiana è la capacità di prendere delle scelte ponderate, riflettute, riconoscendo quello che viene da Dio e quello che non viene da Dio, non sulla base della mia capoccia, ma sulla base di quello che la Chiesa e la sua tradizione e la testimonianza dei Santi ci consegna, e fare le nostre scelte conseguenti, che dobbiamo farle in un certo modo, e di cui rispondiamo in coscienza davanti a Dio. Beh, Maria Santissima, che certamente è sempre molto buona e dolce, ma non ha certamente paura di chiamare le cose per nome, ci aiuti a trovare questo grande equilibrio interiore, questa grande capacità di relazionarsi con Dio e questo coraggio sereno, sempre pagato, tranquillo, dolce e rispettoso, ma anche fermo, perché noi la verità la testimoniamo nella nostra vita, anzitutto, e cerchiamo di posizionarlo nelle nostre parole. Ricordate la parola di San Francesco, concludo. San Francesco diceva, ricordati, questa è citata anche nell'intenzione di Cristo, che ha fatto copia e incolla. Se tutte le persone del mondo pensano che tu sei buono, e tu davanti agli occhi di Dio buono non sei, cattivo rimani. E se tutte le persone pensano male di te, pensano che tu sei cattivo, fuori di testa, quello che vuoi, e tu davanti agli occhi di Dio sei buono, buono rimani. Perché ricordati che ciascuno tanto è agli occhi di Dio e tanto vale, nulla di più e nulla di meno. Siamo dati in Gesù e Maria. Sempre sia lodato.